KTM Regina dell'Offroad, KTM che si presenta a Milano con una gamma ancora più incentrata sul mondo strada e sempre più vicina a tutte le tipologie di utenti. A 10 anni dalla sua introduzione, con l'Adventure 950, nel 2012 il modello presentato è definito 1190 e declinato nelle due versioni Standard e R e si appresta a ridefinire, forte di un'elettronica sofisticatissima, nuovi parametri della guida sia su strada sia in fuoristrada. L'anno prossimo saranno 10 anni del progetto Adventure, lo chiamo progetto appunto perché nel 2003 fu presentata la prima 950 carburatori, ha segnato un'epoca per KTM e dopo 10 anni arriviamo con una motorizzazione naturalmente più capace, 1190, 150 cavalli, già qualcuno dice che forse sono troppi, ma naturalmente non esiste una prescrizione medica che dica che bisogna per forza adoperarli tutti, naturalmente bisogna sempre guidare con due dita di testa, diciamo così, e quindi per noi è veramente un passo importante che non ci introduce ma ci conferma ancora in questo segmento che è appunto quello dell'enduroturismo, dove dopo 10 anni posso dire che qualche numero è stato fatto per KTM. Altrettanto incisiva è la presenza del mondo Duke, la piccola 125 ha conquistato i giovani motociclisti, l'arrivo nella scorsa primavera della 200 ha ampliato il bacino di utenza e oggi a chiudere il cerchio delle piccole mono c'è la 390 con il motore da 44 cavalli. Diciamo che quello che era all'inizio un progetto forse pionieristico legato proprio al prodotto stradale che parte comunque con la 125 Duke, che è esordito ormai lo scorso anno, ha visto la sua naturale, come si può dire, evoluzione con l'ultimo prodotto, che è la 390 appunto, sulla stessa base a livello di telaio e componentistica, ma naturalmente con una maggiorazione di cilindrata. Diventa sempre più importante offrire al mercato delle novità in un segmento quale appunto quello stradale, dove KTM si è affacciata, se vogliamo, in punta di piedi, e che comunque adesso in questo periodo, in questo tempo, sta dando veramente delle grandi soddisfazioni. Il Duca però è molto di più, la versione R della 690 e il mostruoso prototipo da 1290 cm3.